Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò. La musicalità della lingua di Dante e quel concentrato di teologia che è il canto 33esimo del Paradiso. In punta di piedi, guidati da questo gigante della letteratura italiana e con l'aiuto della preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria, a Betlemme, in Palestina, ci si avvicina al Natale. È l'iniziativa della Società Dante Alighieri di Betlemme, un pomeriggio letterario in tono tutto natalizio. E così, con la lettura dell'ultima cantica della Divina Commedia, grazie a colei che unica può introdurci al mistero dell'Incarnazione, arabi che hanno studiato in Italia e italiani condividono un momento di riflessione in preparazione alle nostre feste. Tra l'altro qui in Palestina la figura della Madonna è amata, è onorata anche dai nostri fratelli musulmani, per cui ecco, ci sembrava doveroso scegliere questo passo di Dante. La scelta di Dante nasce proprio dalla sua classicità e dalla sua universalità, nel fatto che riesce sempre a interrogarci piacevolmente su quelli che sono gli interrogativi di ogni uomo in ogni tempo e in ogni luogo. Questa riflessione natalizia si arricchisce di una particolare consapevolezza suscitata proprio dall'arte di Dante. L'intramontabile autore fiorentino, che ha saputo esprimere in modo sublime in questo canto l'anelito di giungere alla visione di Dio e che è capace di comunicarlo mirabilmente, ancora oggi, a distanza di secoli, proprio in questo contesto palestinese, è in fondo il paradigma dell'universalità del mistero dell'Incarnazione. Mancano pochi giorni al Natale. Siamo a Betlemme e questa sera abbiamo ascoltato una riflessione sul Natale, aiutati anche da Dante Alighieri, niente meno. Sì, il canto alla Vergine Maria è un canto bellissimo, una contemplazione di questo mistero dell'Incarnazione. È sempre Maria che ci fa vedere Dio nel canto di Dante Alighieri, ma qui nel mistero di Natale è Maria che ci fa vedere il figlio di Dio come un bambino nella grotta di Betlemme. È una lettura bellissima, più adatta per avvicinare da Natale e per vedere anche il mistero dell'incarnazione del figlio di Dio su questa terra.